che cazzo fai? T'ho messo paura, eh? Ma lo sai che non si può entrare con le motociclette qua dentro? E che peggio hai motociclette queste, oh? Questi sono plani, oh! Ma tu, chi sei? Siamo i figli del Pianeta Nero. Queste sono le fotografie come ci ha chiesto il regista. Ci tengo a sottolineare che sti ragazzi è il meglio che tu puoi trovare a Roma. Questa gente che c'è le palle grosse così, guarda che c'era uno di loro che non mi convinceva, allora sono andato a cercarla a Capua. Questo per dimostrarti come sono meticoloso nel lavoro. Capua, via un attimo qua. Non guardare che ragazzino, questo si è fatto 3 anni di galera per aver accoltellato un zio. Di dove sei tu? Di Capua. E perché hai accoltellato tuo zio? Perché mi scassavo cazzo. Ah, per niente. Ma che fai, la comparsa tu? Che faccio io? La comparsa? Io sono attore, regolare iscritto al collocamento, all'occorrenza stampa in scene pericolose. Quando dico scene pericolose mi riferisco a scene dei crolli, terremoti, inabissamenti, stupri, tutto. Te basta? Vabbè, andate bene per la scena dei meteoriti che vi vengono addosso. A noi non ci frega niente, a noi ci può venire addosso pure in treno, basta che ci pagate. Forza ragazzi, l'attrice è pronta, presto, tutti in teatro. Forza che tocca a voi. Grazie, Iole. Oh. Oh. Chi è quella? Eh? Hello. È la principessa Ming, la figlia dell'imperatore del Pianeta Nero. Ma che è un'americana? È un'italo-americana, arriva fresca fresca da Hollywood. Ma fra è come tu. Ammazza. Mi ci schiappa un bacio con la principessa? Ma che bacio? Quella di piglia affussata e poi di violenta con laser. Sì. Senti, ma quanto via al giorno? Che ne so. Prenderà 100 milioni per 10 giorni, a dire poco. 100 milioni per 10 giorni? Ammazzate, oh! Costa più di quanto pesa. Smurtacci quello... sua, oh! Soccio che cosce, ma quelle lì gli scoppiano da un momento all'altro. Guardi, produzione, a fare delle foto e poi facciamo i provini, sì. Eh? Ragazzi, meno di 500 mila lire a posa, niente. Se qualcuno di noi è fatto fuori, in blocco se ne andiamo, va bene? Okay. Solidarietà, eh? Regolare, sì. Regolare! This is terrific. Oh, okay. Hey, this one is good. I like it. Sure? Okay. What about this one? Mean, yeah, mean. Hmm? Good. Hmm? This one is not bad at all. He's the leader. Put that down, Frank. Yeah, good leader, good. Outstanding. Him? Mean, I like it. Good face. Hmm? Great. Here, watch the way this one walks. Hmm. Good. Put this one on the bank. Who the hell is this? Ok ragazzi, vi pigliamo tutti senza fare il provino. 500.000 lire a testa al giorno. Voi sempre a me mi dovete far trattare, se suoresi subito, hai visto? Dai, canta! Tutti quelli che adesso chiamo passano per la segretaria per la firma. Morozzi. Stimigliano. Pecoraro. Lopez. Dell'acqua. Gentiloni. Gentiloni. Mercuri. Semprini. Covillo. Porru. Di Citra. L'Artabianco. L'Artabiano. Frankovic Mirko. Oh. Scusa, guarda che c'è un errore di omissione, mi sa che te sei perso il contratto. Oh. Guarda che non mi sono perso un bel niente, sei stato scartato. Scusa, che manna a me? Scartato. Guarda, a me se non concesso che mi hanno fatto fuori, vorrei sapere chi si è arrivato sto dritto. Oh. Il produttore, quello che caccia i soldi per il film. Ha detto che non gli stai bene perché c'hai la faccia del buono. Io ci avrei la faccia da buono. Io. Io ho la faccia da buono. Faccia pazienza, non posso fare niente. E a voi tutti, fare presto al Teatro 5 per la prova costume. Oh, raga, avevo sbagliato film, forza. Tutti fuori, tutti per uno per tutti. Andiamo? Oh, ho detto andiamo, tutti per uno per tutti, forza. No, schierato tu avanti, io mi filmo questo, va. Che ci potevo dire? Allora, Oscar, è qui a mezzo di ragione. E quando lo rivedete? Che aspetta? No. Ma dovevamo essere tutti solidari, oh! A sto punto a me mi sta a scoppiare il cervello. Eh no, perché questa è una truffa.
Io mi domando e dico, ma come può uno in base a una fotografia stabilissimo c'ha la faccia troppo buona oppure no? Ma chi è? Mandraga, ma fatemi capire. Perché a sto punto mi viene il sospetto, o che gli americani quando scelgono le facce ci capiscono niente, oppure che alla base ci sono dei motivi politici molto molto precisi e non lo so. Ma che non lo sai? Ma quante volte De Niro ha fatto caccia via la controfigura perché era meglio di lui? E poi scusa, se io ci avessi avuto la faccia troppo buona, i ragazzi del Bronx non l'avrei fatto, la vendetta del Cobra non l'avrei fatto, ma soprattutto non avrei fatto la palude del Caimano, perché tutti lo sanno quello che mi è successo in Rhodesia dentro quella palude, tutti, pure i sassi. Ma fammi capire, che ti è successo in Rhodesia? Che noi sappiamo manco indossare. Un ponte di liane alto 40 metri, va bene? Sotto una palude che faceva schifo, marrone, piena zeppa di baracuda, caimani, coccodrilli, piranas, tutto, anaconde. Sottolino, l'anaconda è un animale che c'ha una capoccia grossa così. A un certo punto arriva il momento di fare la scena. Il regista chiama l'attore americano, va bene? Arriva, monta sul ponte, dice oddio mi gira la testa, via se ne va. Dice chiamata la controfigura inglese, arriva la controfigura inglese, dice oddio mi viene i brividi e se ne va. Vede il regista che sbianca, disperato. Che fa? Dice aiutatemi, qualcuno ci si deve buttare. Io mo guardo, gli ho detto. No, ma va a battere il ciacca, va. A ricogliere quel giaccone, a Rambo. Fammi finire, fammi. E aspetta un momento. Che ti è successo di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice. Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente entro un congelatinoso e mi sento che mi via il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi. Un'anaconda che diventa una contraerea. Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente d'acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, amoro. Ma che c'avevi? Due pneumatici a posto dei polmoni. Respiravo con una cannuccia di bambù, no? Come il protagonista dei Piranhas, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo. Pensa come ti puzzava il piatto. Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia? Come è andata a finire? Signori, è da finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come la spieghi? Dai, E come la spieghi? Come la spieghi? Dai, rispondi. Che ne so io? Lo dico io, che ho l'anticorpi che i controcoglioni, hai capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse, a stare non 2 ore. Che ne so, ai 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata. È là che ti sei rotto il femore? A tibia, il perone, il malleolo, spappolamento poi della mirza, Tocca, moro, tocca, tocca. Distrutta, la senti? Io non sento niente. Ma che è piena di cunette, non lo senti? Comunque sia, signori, io vi dico soltanto una cosa. Se io fossi veramente un pio della mignotta, io potrei veramente rientrare nella categoria dei grandi invalidi. Sai che significa questo? Lo sai che significa? Che ad un sacco di soldi. Questo sì. La pausa è finita. Direi che stasera si è alterato quanto. Forza, ricorso tutti quanti.